Manuel, ripartiamo dalla vittoria importante di domenica scorsa contro il Foggia, una vittoria sudata, a fatica, perché comunque nel primo tempo loro ci hanno messo un po' in difficoltà, poi però è venuto fuori il cuore dell'Empoli, la bravura dell'Empoli, la qualità dell'Empoli. Sì, è stato un ottimo risultato, soprattutto perché venivamo da due sconfitte consecutive e avevamo voglia di invertire questo trend, anche se nelle due sconfitte che avevamo fatto Cittadella e Avellino comunque si era visto lo stesso un buon Empoli. Domenica, al primo tempo, rispetto alle altre partite abbiamo fatto un po' più fatica, loro ci venivano a aggredire molto alti e ci sporcavano spesso il gioco e non riuscivamo a costruire quella trama di gioco che in queste sette partite siamo stati abituati a fare e a far vedere a tutti gli altri. Nel secondo tempo probabilmente hanno mollato un po' fisicamente, si è riusciti a trovare più spazio e a metterli in difficoltà. Poi alla fine forse ci hanno messo un po' in difficoltà col 3-1, però insomma si è riusciti a gestire bene lo stesso la partita. È una squadra ancora da assemblare in pieno, però si vede che c'è crescita e che questo gruppo sta diventando sempre più gruppo. Sì, si parte da una buona base che è quella di avere insomma, un gran numero di giocatori bravi, senza grilli per la testa, insomma, è molto più facile costruire un gruppo nel momento in cui c'è bravi ragazzi. Poi è normale che i risultati e il lavoro sul campo ti aiutano a vivere la settimana in maniera molto più serena, più tranquilla. Insomma, penso che comunque ci siano lo stesso grandi margini di miglioramento per questa squadra. Ecco, dove secondo te l'Empoli deve ancora metterci quel qualcosa in più? Beh, sicuramente nella gestione della partita, perché in queste sette partite penso che insomma questa cronostoria parla chiaro, perché comunque col Bari in casa comunque abbiamo fatto fatica a portare fuori la vittoria, anche facendo comunque una grande partita. Da Avellino abbiamo perso, domenica abbiamo rischiato un po' di rimettere in ballo un risultato consolidato, perché comunque il primo tempo, pur soffrendo e non creando grande gioco, gli avversari non hanno fatto un tiro in porta e quindi penso che la gestione della partita dobbiamo insomma migliorare. E poi sono convinto che per riuscire a fare qualcosa di importante, ecco, nella gestione della partita metto il fatto di cercare di subire meno gol. Senti, tu da tanti anni che non partecipavi a un campionato di B, come lo stai trovando, come lo stai vedendo proprio da calciatore rispetto agli avversari, rispetto alla tipologia di calcio che si gioca in questa categoria? Beh, l'ho fatta 13-14 anni fa e dico sicuramente è migliorata sotto l'aspetto tecnico, perché comunque tutte le squadre sono preparate, tutte le squadre insomma hanno probabilmente anche dei mezzi per lavorare totalmente diversi nello studiare anche gli avversari rispetto a 14 anni fa, quindi già questo è cambiato tanto, quindi la qualità tecnica è migliorata e comunque c'è sempre grande aggressività, sempre grande corsa, sempre insomma un grande dispendio fisico per tutta la partita. Però quest'anno vedo delle ottime squadre, ci sono delle ottime piazze che lotteranno fino alla fine per cercare di raggiungere la Serie A e quindi penso che quest'anno sia un gran bel torneo rispetto magari ad altri anni dove si dava molte cose per scontato. È presto per far bilanci, però in questo la classifica parla chiaro, in 7 punti c'è tutto il campionato. Sì, siamo, ma penso sia una cosa della Serie B a tante squadre, come insomma da questi anni è successo, dove nel momento in cui perdi due partite rischi di trovarti mischiato in una zona play out e nel momento in cui ne vinci due di fila rischi di essere o primo in classifica o zona playoff. Quindi per ora il campionato è corto, ma lo sarà penso per tutta la stagione. Lunedì si va a Chiavari contro l'Entella, una squadra che sta facendo bene, che avrà due risultati utili consecutivi, due vittorie. Che gara ti aspetti? Che Entella ti aspetti? Beh, sicuramente con grande aggressività avrà voglia di portare avanti quel filone insomma, di risultati positivi, ma allo stesso tempo trova una squadra come noi che viene da una buona vittoria in casa, però poi prima da due sconfitte e ha voglia di continuare questo trend per cercare di stare il più possibile lì in alto. Una squadra come la nostra che gioca anche in ampiezza può essere un po' un pericolo quel campo, piccolo, stretto, ci dicono anche un sintetico che non sia al massimo? Penso che prima di tutto sia il sintetico un po' il problema, perché uno non si è abituato ad allenarti sul sintetico come magari altre squadre fanno. Bastato vedere Avellino, che è un campo che non è bagnato, quindi la velocità del gioco è totalmente diversa rispetto magari al campo nostro, che il pallone viaggia a 200 all'ora. Però non vogliamo trovare alibi, dobbiamo dal primo minuto subito lunedì trovare la quadratura, trovare la maniera di giocare, come impostare il gioco e soprattutto la velocità anche magari in un campo che non sia perfetto. Sei sempre più empolese, sei al secondo anno qua in azzurro, come sta andando la tua esperienza da empolese? Beh, sicuramente bene, peccato che la prima stagione sia andata insomma, a livello professionale molto male,
però spero di togliermi qualche risultato, insomma qualche soddisfazione quest'anno per cercare di sopperire a come è andata l'anno scorso. E personalmente anche il fatto che comunque nell'ultimo periodo, cioè, da quando è iniziato il campionato, non ci siano state più delle esternazioni riguardo la fascia capitano nei miei confronti, questo sta a significare anche l'apprezzamento da parte, insomma, di tutti nel lavoro che svolgo. E personalmente li ringrazio, perché comunque alla fine faccio parte lo stesso dell'Empoli Calcio, sono un giocatore dell'Empoli e quindi darò il tutto per questa maglia, per questa squadra. Senti, toccato sull'argomento, per chiudere, tu hai la corazza forte, ma ti ha dato un po' fastidio in quei giorni qualche polemica di troppo su questa argomentazione specifica? Beh, quello del fattore capitano ovviamente qui era un po' una cosa particolare, però allo stesso momento, quando eravamo partiti, che eravamo rimasti pochi giocatori dell'anno scorso, mi sono sentito in obbligo, perché uno dei più vecchi e uno dei responsabili della retrocessione che era rimasto qui l'anno scorso, di prendere le difese di tutti questi ragazzi che sono comunque arrivati nuovi, a partire dallo staff tecnico, a tutti 20 giocatori nuovi che sono arrivati, non era giusto che la gente contestasse loro, perché loro sono arrivati nel voltapagina. Quindi se mi sono sentito in dovere di prendere le loro difese e comunque prendere quelle parole che la tifoseria voleva un po' esporre rispetto all'anno scorso, e quindi era il momento di voltare pagina, era giusto anche ascoltare le loro parole per concludere e mettere fine alla passata stagione, per poi ripartire tutti insieme.